benvenuti e siamo arrivati al terzo appuntamento di Letture Risorsi, che devo ammettere è stato un bel successo per essere la prima edizione. Abbiamo avuto libri diversi, autori diversi, tematiche diverse. Siamo partiti dalle origini del recupero delle Longobardi, quindi abbiamo parlato dell'origine, della storia anche del nostro paese, dei nostri ali. Ieri c'è stato un bellissimo momento con due autrici, Angela Procaccini e Emilia Tappaglia Dolcini. Abbiamo parlato di donne, abbiamo affrontato argomenti un po' delicati, però devo dire che è stato molto molto piacevole. E stasera concludiamo con un genere di libri che in realtà difficilmente no, si presentano, perché non è un romanzo, non è narrativa, non sono poesie, ma è un manuale di marketing, e quindi abbiamo cercato di andare incontro un po' a tutte le esigenze delle varie persone che potevano venire, potevano essere interessate ai nostri incontri di lettura. È un argomento, diciamo, un po', come dire, non ostico per il pubblico, perché è un argomento un po' particolare, però sicuramente non è una cosa di cui si parla diciamo normalmente. Abbiamo chiesto però il piacere a Giovanna di cercare di incentrare un po' il discorso sul marketing territoriale, perché secondo noi la promozione territoriale è una cosa che va amplificata, va ampliata, e siamo, insomma, siamo convinti di questa cosa. Io ringrazio il sindaco pubblicamente perché mi ha dato un ampio spazio per questa lettura di risorsi, ringrazio Antonio Sabella per il tuo buon lettura, e quindi lascio la parola a Maria Cristina Donnarumma, che la svolgerà da questo dialogo, e i saluti al sindaco. Grazie a tutti. Allora, buonasera a tutti, siamo giunti alla terza serata di questo lettura di risorsi. Quando abbiamo iniziato, noi abbiamo tutto questo percorso, è stato iniziato 2 anni fa, dicendo da Rino Russo e con il Borghi di Lettura. Abbiamo presentato per tutti, abbiamo avuto, diciamo, anche molta soddisfazione. Stasera non sta in sala, ma Giordana è molto grande la data. Abbiamo avuto una scrittrice di Catania che è tornata, è stata fino alla scorsa qua, è tornata per l'estate, e che sta scrivendo un libro su storie ambientali di Russo. Per cui diciamo che stiamo portando un uso fuori dei confini provinciali. Stasera mi è particolarmente piacere, perché poi Giovanna abitiamo, diciamo, 200 metri di linea d'aria, per cui ci siamo un po' anche per mia moglie, per cui ci stiamo un po' riprendendo con mia moglie. Per cui mi è molto piacere. E non sapevo che aveva scritto un libro, l'ho scoperto quando me l'hanno detto, dice Giovanna ha fatto un libro che presenta molto. Non sono un profitto, cioè il titolo ce lo dice tutto, però siccome lei è una donna impegnata in questo settore, non poteva fare essere interessante. Io vi auguro a tutti una buona serata, stasera, che voglio ritornare domani, noi ci saremo anche domani con fine estate. Mi raccomando, non andate subito, degustatevi le prevedenze di quello abuso di vino e le non aspettative. Passo la parola all'ormai è cittadino di Rosano, l'abbiamo manda il marito, ma ormai sono 25 anni che è stato recluso, domani verrà in Sicilia, domani mi verrà consegnato anche un premio che abbiamo fatto quest'anno, per cui c'è la sua massima disponibilità e il nostro rispetto. Allora, mi vuole bene, si vede anche veramente mi vuole bene la città di Torinuso, che l'ho eletta, già ho detto ieri, lo ripeto, ho eletta mia città, vivo non solo da 25 anni, ma dal 2007 ufficialmente siamo cittadini di Torinuso a tutti gli effetti. Ecco, sono contenta, ho lasciato la residenza, e infatti ho lasciato il centro di Benevento io, proprio grazie al Risorgimento quasi, per venire qui, sono in campagna, però
è bello uguale, poi sono sempre felice di fare qualcosa per il dottor Retuso, non mi sono mai sottratta. Da lontano, proprio il secolo che ci fu una manifestazione per Antonio Fuscoli, ecco, per parlare di Antonio Fusco, che qui vediamo il monumento, fu chiamata e parlammo, e io davanti ad Alta Croce, che era, perché lui era un discepolo di Benedetto Croce. Ecco, e così via via, tante altre volte, sono sempre felice di partecipare. Ma stasera, ieri sera, mi avete il Davide che uso mi hanno sopportato, il giornale sopportato questa sera, e sempre però per me con molta gioia. E diciamo, Giovanna Fusco. Giovanna Fusco è una giornalista, voglio prima dire qualcosa di lei, scusate il mio inglese perché ho fatto francese, e non ha molto inglese, lo ammetto. Una mia figlia, quando parlo, dico qualcosa in inglese, mi pedagogisce in un modo, non ci posso fare niente. Una social media manager, una fashion editor, giovanissima, già con un notevole bagaglio di esperienze, che noi stasera, attraverso il suo libro, conosceremo che ci riesce da Pompone. E Giovanna negli ultimi anni si è occupata soprattutto di marketing e comunicazione, ha creato strategie digitali che ha trattato anche sui propri canali social. Io ho incontrato Giovanna, questa è la terza volta che ci vediamo, solo due volte. La prima volta l'ho vista in azione, svolgeva proprio appieno la sua attività presso la tua conferenza. E devo dire che mi rimase impressa questa giovane donna per la sua energia, per la sua simpatia, e mi colpita moltissimo. Ecco, e la seconda volta quando è venuta a casa con Loredana, per propormi appunto di presentare il suo libro. Quindi la prima volta noi ci siamo solo viste in città, ecco, mentre la seconda volta ho avuto modo e curiosita, oltretutto questo libro mi aveva incuriosito, ho chiacchierato a lungo con lei e ho scoperto poi oltre la ragazza che mi aveva colpito per la sua solarità, per la sua... Mi ha colpito anche parlando perché è una ragazza cordiale, curiosa, impegnata, poliedrica e interessata a tutte le novità della sua attività professionale. E ho constatato, sempre chiacchierando, che approfondisce e perfeziona meticolosamente le sue ricerche per migliorare il suo apporto professionale. E del resto mi ha colpito tra tutto l'introduzione del libro, dove afferma che tutto quello che usa per comunicare non l'ha preso sui libri e sui banchi di scuola, ma sul luogo di lavoro. E questa è una cosa che mi ha colpito perché è giusto. Lì si è fatto che fosse in poche parole, ecco, confrontandosi con le persone, perché lei da questo poi vedrete dalla chiacchierata che ci faremo, perché ora sto facendo una relazione. Poi mi danno qualche domanda, forse mi domando tutti a dare tutte cose. Ecco, che sul luogo di lavoro, confrontandosi con le persone, perché lei nel suo lavoro vede le persone, immergendosi nella realtà imprenditoriale, spiegandoci che è molto più corretto, lo dice nella preparazione, il più corretto per impostare una strategia è partire dal cliente, dalle sue necessità, dai suoi desideri. Insomma, bisogna mettere al centro dell'interesse l'uomo con le sue richieste, umanizzando quando più è possibile il contesto di riferimento. E mi ha colpito proprio la frase conclusiva, diciamo, dell'introduzione, che caratterizza proprio la personalità e il modus operandi della nostra Giovanna, che dice queste parole: il denaro, la fine, l'empatia, l'umanità, l'etica, resteranno a raccontare ciò che siamo o almeno ciò che vogliamo diventare. E proprio leggendo questa introduzione di questo interessante libro e soprattutto soffermandomi sulla fase finale, che si sono fugati i miei dubbi su come io avrei potuto, io che ho speso tutta la mia vita a leggere e a promuovere libri umanistici, romanzi, racconti, poesie, discutere appunto di una materia tanto lontana dalle mie scelte, dai miei studi, dai miei interessi. E come io avrei potuto presentare proprio io questo libro del migliore dei mondi, dal momento che mai mi sono interessato, nemmeno di sfuggita, nemmeno quando ne parlo per televisione di questi argomenti.
In verità, già chiacchierando, come vi ho detto con lei, ascoltando il suo modo semplice e insieme il suo adempio, perché ecco, questo è Giovanni, una persona semplice, sua adempio, insieme, deve presentare degli argomenti non accessibili a tutti, come ha detto Loredano, e che ho deciso appunto di tuffarmi in questa avventura. Devo dire, sono sempre stato un po' incosciente. In che senso? Perché io amo le sfide e spero anzi di finire la mia vita lavorando e magari facendo un progetto e magari facendo un'altra sfida. Io a scuola, quando questo sono stato insegnando italiano, odiavo, e c'è una mia collega che è stata con me, anzi due miei colleghi, che io stasera vedo con tanta gioia, i coniugi Casale, che sono stati miei affettuosissimi colleghi, e lo sanno, io una cosa che odiavo era la ripetitività, quindi fare corsi di recupero li odiavo al massimo, fare progetti ero sempre una prima, ero Bruno e Maria Rosaria, che vi saluto con la stessa. Ecco, e sia Giovanna che Loredana mi hanno convinto, e quindi perché io amo provarmi, simularmi in nuovi orizzonti e superare nuovi ostacoli, ho accettato di incontrarlo, mosso appunto anche dal desiderio di conoscere questo argomento che per me era sconosciuto e ostico. Pertanto leggendo il libro non mi sono pentita, anzi mi è piaciuto, io che in certi mi sono non divertita, no, perché non ti può far divertire, però mi sono incuriosita e mi è piaciuto. Certo, molte cose per me erano ostiche oppure sconosciute, però mi è piaciuto. E ringrazio quindi Giovanna per la semplicità, l'immediatezza con cui ha trattato la materia attualissima e a prima vista appunto non l'ha buttata di lì. Inoltre sono considerata a Loredana, sì, sicuramente per l'accoglienza che c'è questo, ma Loredana e Teresa per aver pensato a me, offrendomi questa possibilità anche alla mia grande età di avvicinarmi a una realtà nuova, e forse non avrete mai avuto l'occasione di conoscere. Ed ora, dopo questa mia premessa, carissima, parliamo per prima cosa del titolo del tuo libro, che appunto dice non solo profitto, ma a me è colpito ancora di più, perciò le mie subisce subito, mi sono curiosità, la parola è, poi ti farò varie altre domande, quindi il libro lo scioglieremo, vedremo gli argomenti attraverso le mie domande. Ecco, in che consiste questo? E appunto questo, e che cosa racchiudono? Qual è l'essenza del libro e questi argomenti, quali sono gli argomenti fondamentali che tu hai scelto? Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Intanto sono molto felice di essere qui questa sera all'interno di un contesto comunque importante quale quello di la presentazione di Minestate. Ringrazio in particolare Loredana, il sindaco, intanto per l'introduzione e per ciò che ha detto, per l'accoglienza, Loredana per avermi gentilmente invitato e la professoressa Maria Cristina Donnarumma, che ringrazio infinitamente per queste parole, davvero, davvero tanto, anche perché non sapevamo ciò di cui avremmo parlato oggi, quindi per me è stata una piacevolissima sorpresa. Prima di cominciare ci tenevo soltanto a fare una piccola riflessione, però per me comunque importante. Ci tenevo ad omaggiare, o meglio, a fare una riflessione e a rendere un omaggio a una persona per me importantissima, una persona che è stata importantissima nel mio percorso professionale e personale, ossia Daniela De Maria. Daniela... ha incarnato per me l'ideale proprio di donna imprenditrice umana. Daniela è una donna bellissima, per chi non lo sapesse è stata la mia titolare nella realtà all'interno della quale lavoro attualmente, e come accennavo appunto ha rappresentato l'ideale della donna imprenditrice umana, proprio a dimostrare che in realtà nonostante il ruolo che spesso si incarna, comunque si può conservare umanità, empatia e si può essere gentili con modi garbati, non solo con i clienti esterni, ma con i clienti interni, i dipendenti dell'azienda. E quindi insomma ci tenevo soltanto a fare questa premessa perché è anche all'interno del libro, ma è un omaggio alle donne e a Daniela.
Detto ciò, parto proprio con la prima domanda alla quale ci chiede una risposta. In realtà, quando si parla di etica, si parla di un concetto molto complesso, non è facile dare una definizione univoca, anche perché non esiste. Se dovessimo dare una definizione oggettiva, l'etica viene dal greco ethos, la filosofia che mira a comprendere quelli che sono i valori dell'agire umano, ma non in maniera completamente oggettiva, perché siamo noi poi a dare un senso a quelli che sono, a quelle che sono le nostre azioni. C'è però un carattere soggettivo che ha a che fare con i principi morali che dovremmo sempre tenere in considerazione, non solo quando parliamo di marketing, ma in qualsiasi attività, in qualsiasi azione parliamo, e sono onestà, trasparenza e senso di responsabilità. Quando ho pensato al libro, al manuale, in realtà l'etica non era assolutamente contemplata. Avevo piacere perché i miei studi sono stati appunto quelli del marketing, della comunicazione, avevo piacere a poter scrivere un manuale sul marketing. Questo nasce durante il Covid e non è un caso né un qualcosa da non tenere in considerazione, perché nasce proprio in un periodo particolare durante il quale ho avuto modo di monitorare, di osservare, di analizzare il modo in cui le realtà editoriali comunicavano e soprattutto come tante non comunicavano, sono state proprio quelle che non comunicavano a farmi venire in mente di poter trattare questo tema. Perché? Perché in realtà quelle che sono sopravvissute in qualche modo, le realtà che sono sopravvissute sono state proprio quelle che si sono mostrate vicine, anche le medie e piccole imprese in realtà, perché hanno semplicemente ascoltato, hanno offerto consigli, si sono state vicine ai consumatori, e questo ha permesso loro col tempo di guadagnare molto di più. E questo non lo dico io, ma lo dicono i dati statistici di Insight, specificamente in ambito marketing, visibili a tutti, proprio perché in realtà hanno aumentato la fiducia nei confronti dei consumatori. E quindi il marketing è spesso stato visto come una materia, come qualcosa di negativo, e questo mi è dispiaciuto, perché il marketing, per chi non lo sapesse, per renderlo più fruibile, più semplice, è proprio quell'insieme di strategie, di azioni volte a pubblicizzare, a rendere noto un determinato prodotto o servizio proprio in maniera semplice. Ovviamente c'è tanto lavoro dietro, e quindi facendo questo io che cosa faccio? Guadagno, però guadagno, ma il guadagno non è l'aspetto prioritario, primario, né quello principale. C'è un aspetto etico appunto che permette di vendere e di guadagnare molto di più essendo trasparenti, onesti nei confronti dei propri interlocutori. E quindi cominciai ad analizzare il tema. Non so se posso già dire altro, se c'è una cosa che abbiamo collegato con quello che non faccio. No. Dopo questa tua ampia, diciamo, impartazione, parliamo di neuromarketing. Ecco, che tu nel libro affermi che ci appartiene molto di più di quanto pensiamo. E in che consiste? E che cos'è il modello ANPA? Allora, il neuromarketing non è nient'altro fondamentalmente che il connubio, quindi l'insieme di marketing e neuroscienze. Io parlo di neuromarketing perché sempre qualche anno fa ho cominciato ad appassionarmi alla disciplina e soprattutto a fare una serie di corsi di formazione, ad approfondire questa materia che mi incuriosiva, perché parlava di cervello umano, quindi parlava di scienza, parlava di dati oggettivi. Cominciai a capire e soprattutto ad approfondire che dietro ogni nostra azione c'è in realtà una risposta. Noi non siamo solo esseri razionali, noi siamo esseri emotivi, non siamo macchine, non siamo automi, non siamo robot, quindi dietro c'è appunto una consapevolezza che nasce anche dal sentimento, non solo dalla ragione. E come detto benissimo la professoressa, noi in realtà il neuromarketing lo vediamo ogni giorno, pur non essendone consapevoli. Faccio qualche banale esempio giusto per capire effettivamente il senso. Basta andare oggi nei supermercati,
basta cercare di capire il perché, non so se me lo siete chiesti poi col tempo, ho avuto queste risposte, il perché ad esempio le casse d'acqua, le bottiglie d'acqua, siano sempre in fondo, quasi vicino alla cassa. Questo perché pure di alto, esatto, comunque in prossimità, verso il tempo, diciamo verso la fine della nostra porta. Perché? Perché nel momento in cui noi prendiamo delle balle d'acqua, che sono comunque delle balle pesanti, le mettiamo nel carrello, non possiamo perdere niente, cioè praticamente potremmo anche terminare l'acquisto e poi giustamente vai a fare un acquisto soltanto quelle balle da più magari sono stanca. No, io sono messo le come monito, mi vado a prendere prima la frase. Ecco, poi ci sono le eccezioni. Della mentalità comune, questo è questa è una tecnica persuasiva, non manipolatoria. Allo stesso modo anche il fatto che ci siano dei prodotti all'interno degli scaffali a una determinata altezza è dato dal fatto che noi magari tendiamo ad acquistare ciò che vediamo di fronte ai nostri occhi e quindi magari quello che è di fronte ai nostri occhi è ciò che ha il maggior margine di guadagno. Ciò che invece in basso, per esempio, magari è acquistato dai bambini e quindi le mamme, i bambini, per esaurimento prendono questi prodotti. Questo appunto perché? Perché tutto ciò è visibile ogni giorno offline. Online noi vediamo molto altro. Online, noi per esempio all'interno delle campagne pubblicitarie vediamo volti di persone, possono essere sicuramente personaggi famosi, ma anche noi vediamo bambini, vediamo cuccioli. Questo perché? Perché nel nostro cervello c'è un'area proprio predisposta ai volti, quindi noi siamo più attratti dai volti perché ci creano fiducia, ci danno fiducia, ci sentiamo in qualche modo coinvolti anche in campagne pubblicitarie che magari parlano di altro. E noi sappiamo che il Bambi, che il Re Leone, insomma sono cartoni, noi però ci commuoviamo per oggi vedendo magari che purtroppo muoiono. E questo perché? Perché il coloro che lavorano nel marketing lo sanno bene. Sanno bene che per creare delle campagne persuasive c'è bisogno di attrarre dall'altra parte il bene del consumatore e per farlo hanno bisogno di creare più tecniche di neuromarketing. Le tecniche sono tantissime, appunto modello è quello AIDA, ma ce ne sono veramente tanti altri. Nel corso degli anni ne ho analizzati diversi perché fortunatamente se ne sta parlando, prima non era qualcosa di cui si parlava, perché poi le scienze creano anche un po' di turbamento tante volte, insomma invece c'è molto molto dietro. Ad esempio, sempre tra le varie tecniche, io ci tengo solo a soffermarmi proprio su quello che sta dicendo prima, cioè sulla differenza tra persuasione e manipolazione. Io posso convincere un utente ad acquistare un prodotto in maniera onesta, trasparente, perché magari metto in evidenza le peculiarità, le caratteristiche principali. Se lo faccio in maniera ingannevole sto manipolando. Se io dicessi che una crema è meravigliosa e nell'arco di 3 giorni mi togli tutte le impurità, in realtà stai dicendo una tavolata, perché non è assolutamente possibile. Però c'è gente che magari... C'è gente che però comunque sì, oggigiorno insomma, crede. All'interno del libro è fondamentale perché quando parla appunto di etica, il fatto che le neuroscienze siano uno strumento a servizio per promuovere in maniera persuasiva ma non manipolatoria, permette all'utente di essere libero di scegliere. Mi sento qua più o meno, mi arrivò un prodotto che avevo acquistato, ma che non era esattamente conforme alle caratteristiche che erano espresse. Chiesi, questo l'avevo detto anche l'ultima volta, però è effettivamente quello di cui parlo nel libro, chiesi il rimborso, chiesi il reso. L'azienda mi rispose dicendo che mi avrebbe potuto anche rimborsare, quindi mi diede 2 opzioni, o il reso, oppure proprio il rimborso scusandosi dell'accaduto. Questa non è cosa nota, non è cosa scontata. Il fatto che mi abbia dato la possibilità di scegliere mi ha consentito di essere capita, ecco, in questo senso. Sempre parlando di questo, mi ha portato anche il capitolo del tempo.
alla psicologia delle curve degli occhi, perché spesso questo mi colpisce, al di là di quel libro, questo c'era un altro caso, e quello dedicato alla psicologia delle parole, perché spesso noi vediamo che magari non sono triangoli, non sono presenti quadrati, determinate case, oppure il grassetto, un po' di copre, per esempio. Ecco, questo ci devi spiegare, parlaci un po' di questa cosa. Sì, la psicologia degli occhi e delle parole. Questo è sempre legato a questo, sarebbe sempre sì, questo è stato legato al concetto delle neuroscienze, dei neuromanti, sì, esatto. Il riferimento proprio a questo, già nella copertina, certo. Adesso il libro davanti per così collegato. Esatto. La copertina è, diciamo, sì, presenta, è caratterizzata le donne, sono le donne, oppure una stessa donna che si muove, come vedete, questa copertina è particolarissima. Sono forme, sono cerchi, sono delle stanze, delle porte che sembrano chiuse, e questo è quello, è una stessa donna, l'hai scelto tu, l'hai scelto letto, l'hai scelto il grafico, che so, della grafica, sì. Ci sono molti disegni. Oggi c'è, dove fortunatamente mi fa molto molto piacere che sia presente Annalisa. Sì. Ci siamo incontrate pochi giorni fa. Me lo volevo chiedere, sa? Quella sera, sono felicissima che sia qui perché se vuoi puoi anche spiegare la copertina. Ha ragione Giovanni. No, perché noi abbiamo, allora io ho avuto una grandissima fortuna da parte della casa editrice, anche questo è una cosa scontata, Daniela tra l'altro lo sa bene. Perché mi ha dato la possibilità di poter creare la copertina da zero, quindi non me l'hanno imposta loro, ma ho la possibilità di vederla creare. E insieme a Annalisa c'è stato un impegno iniziale da subito, perché veramente abbiamo fatto moltissime prove. Cioè, diciamo che... Ho visto molte cose dentro questo. E zero, se hanno voi... Dire ma quale sono? Ma io dico semplicemente quello che ci siamo dette, che già non ci siamo incontrate. Abbiamo semplicemente un caffè, nel caffè lei mi ha raccontato questa piccola avventura, e io ho cercato di sintetizzarla attraverso la copertina. Quindi, come ha detto la professoressa, si ritrovano tante figure geometriche, c'è un percorso, quel percorso è una discesa verso la consapevolezza del lavoro che si sta facendo sia interiormente che esternamente a livello lavorativo, ma non solo, e la donna che vogliamo invertire in giorno, che poi ad un certo punto si gira verso comunque il mondo, sì, di coloro che quindi è la stessa donna, è la stessa, è Giovanna. Quello che abbiamo pensato con Annalisa è proprio la gradualità della camminata, perché prima la donna è di profilo, lascia l'ombra e alla fine guarda frontalmente e cambia anche i colori che vediamo, cioè, perché ad esempio qui c'è un cerchio, anche i capelli, c'è un cerchio giallo che rappresenta ancora la razionalità, che invece lascia spazio anche al sentimento, alla piena consapevolezza di ciò di cui si sta parlando, quindi guarda frontalmente, i colori cambiano. E i colori appunto hanno un senso, perché il giallo è la passione, la creatività, insieme anche ad altri colori, quali in questo caso il vicine, insomma sono tutti quanti colori che nella psicologia dei colori hanno il loro significato, così come anche le forme. Il cerchio indica la perfezione, e questo è appunto un qualcosa che insieme alla Annalisa abbiamo voluto inserire all'interno del libro per dare proprio anche un incipit o un'introduzione di ciò che poi avrete all'interno del libro. E questo è proprio questo motivo. È una possibilità per i prossimi volumi. E che ancora non avevo parlato, però. E quindi Annalisa, insomma, grazie per il tuo intervento. No, vabbè, grazie. C'è tutta una psicologia appunto dietro i colori, le forme, dietro i fonti ad esempio sono proprio quelle forme di scrittura che noi spesso vediamo anche sotto forma di pieno durante la campagna di
casuali. Pensiamo ad esempio quando andiamo a fare una visita da un medico, sicuramente una situazione non piacevole, perché comunque un po' di tensione ce la crea sempre, i colori che loro molto spesso proiettano, il monitor oppure anche che hanno all'interno dell'ambiente, sono colori rilassanti, quali l'azzurro, il verde. Questo proprio perché nella concezione neuroscientifica sono colori legati alla relax, alla tranquillità, per cui devo essere tranquillo nel poter essere anche preparato ad eventuali esiti. Il rosso rappresenta la paura, l'ansia, la tensione, e quindi utilizzare il termine, ad esempio, di supermercati di centri per evocare il sangue, quando magari c'è la paura. Così anche per le forme, come abbiamo detto, il centro indica la perfezione. Il triangolo è già diverso. E spesso vediamo. Esatto, triangolo, l'esagono, tutte queste forme caratterizzate da. Dalla continuità da angoli, danno sicuramente una sensazione diversa, una sensazione più di tensione, una sensazione un po' più di disagio. Anche la sensazione di velocità, ad esempio i triangoli li vediamo molto spesso nei lobby delle auto, delle automobilistiche, insomma, delle realtà automobilistiche, come anche ad esempio la struttura corsiva. Corsivo, è dolce. Quindi anche le parole. Le parole, se io voglio lanciare un messaggio, lo voglio lanciare. È più confidenziale. Più confidenziale. Pensi quando commetti un cassetto. Ma che stai facendo una distanza? Bravissima, io perciò una distanza, è come se io urlassi. E perché la senti, non è personale. Non è personale. E quindi questo ci può sicuramente aiutare anche per creare degli annunci pubblicitari. Gli annunci performanti sempre in relazione a target. Se io mi rivolgo a donne, le donne hanno un altro impatto rispetto agli uomini. Per esempio il viola è un colore che nelle call to action, sarebbe i pulsanti di rimando ad un'azione su e-commerce, quindi sui siti di acquisto, sono rivolti alle donne, per quello che vediamo molto spesso il viola. Il marrone magari può essere più per gli uomini, quindi dipende anche da questo. Allora, un'altra domanda che ti volevo fare, che pure mi ha colpito, perché io ho cercato di mandare delle cose che erano magari più vicine a me. Ecco, parlando per esempio dei vari imprenditori, tu hai nominato due imprenditori che sono due colossi, che sono Brunello Cucinelli oggi e Adriano Rimetti in tempo. E tu pensi che questi due, che sono due grandissimi, che sono venuti da nulla, ma hanno creato, ma soprattutto hanno creato altri bene, non solo, come lo dici tu stessa, non hanno fatto tanti bene, hanno fatto anche il bene dei loro denari, hanno voluto che quindi gli interessi personali, però questi interessi l'hanno fatto creando umanità, hanno pensato, hanno umanizzato gli operari a questo uomo e gli operari là. E li pensi, ecco, che rappresenta un modello che tutti gli imprenditori dovrebbero seguire, ma a quale posizione? Questa è la domanda. È una bella domanda, bellissima domanda, anche molto complessa. Li ho citati perché rappresentano la visione, la testimonianza di quanto in realtà si possa essere. Si può uscire. Sì, certo. Meraviglioso. Sì, allora, io ho parlato nel manuale di Brunello Cucinelli e di Adriano Rimetti, due esempi di capitalismo umano assolutamente fondamentali per chi opera in azienda o comunque per chi semplicemente ne ha sentito parlare anche negli anni passati, sono sicuramente delle figure importanti. Anche perché sono venuti dal nulla. Sono venuti dal nulla e hanno, dico ad esempio, di Brunello Cucinelli, il quale dava la possibilità ai propri dipendenti dalle 8.30 alle 17.30 di lavorare con un'ora di pausa pranzo, all'interno della quale non era assolutamente consentito rispondere nemmeno ad una mail, dopodiché si erano riposati. Terminato l'orario di lavoro, erano riservate loro delle biblioteche, delle zone pubbliche per potersi proprio rilassare e divertire. E questo perché? Perché il cliente interno, quindi il dipendente, un'azienda, performa meglio se vive meglio il lavoro. Il benessere si crea proprio se ci sono le condizioni adatte a far sì che questo accada. Allo stesso modo anche Adriano Rimetti, sicuramente, insomma, esatto, quindi voglio dire, comunque se ne è parlato. È difficile
difficile dire se sia possibile avere, continuare ad avere degli esempi come loro, però è possibile, a mio avviso, fare in modo che si continui su questa strada, quindi che ci sia, ovviamente ognuno di noi è diverso dall'altro, però se loro sono stati in grado di creare una tenda del genere, perché noi non devono essere leggenda o comunque l'eccezione, siamo noi, non esiste, io come mamma ho parlato anche di etica e intelligenza artificiale. Questo è un punto sì, che è la domanda che molto spesso sento dire è: ma l'intelligenza artificiale può essere etica? È sbagliato già di base l'idea positivo, perché l'intelligenza artificiale non ha coscienza, quindi siamo noi a creare un'azienda etica, sono le persone ad essere etiche. E questo legando appunto al discorso di Brunello Cucinelli e Adriano Olivetti, siamo noi all'interno dell'azienda a fare in modo che l'umanità ci sia, un imprenditore per essere valido dovrebbe essere un dittatore, non credo proprio, assolutamente. Questo perché, ripeto, non deve creare il benessere, altrimenti fa stappare le persone. Anche per esempio quando creano, lo stesso Cucinelli ha fatto, perché mi sei parlato tanto, ha creato ambienti in cui le mamme di quella ci potete lasciare i bambini, però per creare un ambiente che va a famiglia. Esattamente, è proprio questo. E non si deve nemmeno aver paura di lasciare in qualche modo il libero. La libertà non è intesa come superficialità e quindi lasciare i dipendenti facciano quello che vogliono, significa lasciare i dipendenti diciamo liberi di essere, di avere anche dei momenti personali per una chiacchierata, per un confronto. Quindi è difficile dire se possa, a che prezzo, è al prezzo che decidiamo noi, siamo noi a decidere. Allora, Giovanna, questo libro, un po' di parole, chiedo. E poi ho un'altra cosa. Pensi che possa diventare un manuale di scuole, che possa essere adottato, possa essere usato in queste scuole di fama? Che idea hai sentato? Perché l'hai scritto? Per indirizzarlo a chi? Non certamente a me. No, anche. No, a me sì, perché mi ha aperto un mondo e mi ha incuriosito e mi ha fatto, diciamo, ecco, sono andata a ricordarmi gli Olivetti, mi sono ricordata che una volta avevo visto la fiction, che avevo conosciuto la storia di Olivetti, che avevo conosciuto Cucinelli, che aveva colpito tutte le volte che era stato intervistato, proprio per quello. E devo dire, ero rimasta sempre un po' scettica nei confronti di questo Cucinelli. Olivetti, vabbè, Cucinelli, sì, mi è mercato un po' incredibile, però ecco, è stato... E l'ho presa dall'occasione. Ecco, e voglio capire, a chi hai pensato? Pensato tu, lo scrivo e basta. Grazie. Grazie. Il libro dobbiamo dicerlo, no? No, anzi sono felice perché veramente l'ha analizzato nei minimi dettagli. Io sono una delle poche che lo so, tutti lo so. I libri del Premio Stelle lo 12, so, lo so bene. E gli arrivo che leggo, va benissimo. Sono famosa per questo. Non ho, per coloro che conoscono la materia, quindi che sono tecnici, il libro giustamente può trattare argomenti già noti, perché io stessa nello scrivere, giustamente avendo sempre fatto questo, cercavo di inserire anche qualcosa di diverso da quello che siamo soliti sentire. Però giustamente chi ha a che fare con questo mondo ne sente parlare ogni giorno. Sicuramente è un libro che ho piacere a divulgare per far sì che arrivi non solo a persone del settore, anzi soprattutto a coloro che non sono del settore, a persone che magari stanno per aprire un brand, un'azienda, persone che semplicemente vogliono approfondire la materia, persone, imprenditori sicuramente già avviati. Non ho nemmeno la presunzione di voler far sì che il manuale, cioè il libro sia all'interno delle scuole, però avrei piacere, perché se l'avessero fatto come in passato avrei avuto piacere a sicuramente approfondire oggi anche tra i ragazzi che si avviano al mondo magari universitario, per far capire che non c'è soltanto l'aspetto di
vendita, l'aspetto del guadagno, l'aspetto del profitto ad essere importante, non ci sono soltanto questi aspetti. I ragazzi oggi possono pensare che esistono delle aziende umane, delle aziende all'interno delle quali poter agire come credono. Si possa diventare un manuale, questo me lo auguro. L'ho pensato, però senza presunzione, e con la massima umiltà, anche perché è nato in maniera così casuale e poi l'ho voluto fortemente in maniera comunista successivamente, quindi le cose accadono così a volte senza programmi specifici. A proposito di quello che ha detto, sì, va bene le persone come me, quelli che non conoscono la scuola, perché mi può piacere, io mi sono avvicinata piano piano, ma poi molte cose magari non erano da me conosciute, no, per il mio appartamento, però mi ha fatto interessare e mi ha portato a vedere che è bellissimo, poi l'applicazione dell'Elica, ecco, questa è l'ultima domanda che ho fatto. Pensi che nati di Elica possono consistere su quali basi e con quali principi? E poi la tecnica, quindi? Quella è la tecnica. Sì, allora, le macchine elettriche possono coesistere proprio grazie alla tecnica win-win. La tecnica win-win è una tecnica di vincita reciproca, quindi significa vincere insieme, significa pensare all'approccio umano, all'approccio human to human. Il marketing nasce con l'approccio B2B, siamo soliti sentire parlare, quindi azienda consumatore, ma negli ultimi anni, negli ultimi tempi, ciò che è nato, che mi auguro possa continuare ad esistere, l'approccio umano, quindi human to human, grazie alla tecnica di vincere insieme, quindi azienda e consumatore possono lavorare insieme per vincere e per fare in modo che i principi di cui abbiamo parlato, di civiltà, etica, trasparenza, senso di responsabilità, possano coesistere, possano vivere insieme, facendo in modo che il guadagno sia solo una diretta conseguenza di un marketing fatto bene, perché poi fondamentalmente è così. Si vince se si opera bene, se si guadagna se si è eticamente perfetti. Allora, a conclusione di questa conversazione piacevole, io non ti invito a portare a leggerlo, perché è una lettura come un romanzo. Certamente l'argomento non è, non ci sono i personaggi, il personaggio è il marketing, l'etica. Io che parlavo prima con l'amico Elio e dicevo che io non amo tanto i racconti, ma amo i romanzi perché io non amo la storia, ma sono i personaggi, io ricordo i personaggi. Quindi per me fondamentali nella vita. E qui ci sono i personaggi, perché i personaggi sono appunto quello che lei ha nominato, questi marketing, l'etica, appunto queste tecniche, e quindi è piacevole leggerlo. Magari il sindaco ha studiato il mio libro, ha visto dei numeri, delle pagine, il mio sindaco, perché io parlo di lumine, di quelle delle pagine che non capisco, ecco, io le metto a margine. Ecco, questo si può fare con questo libro. Sì. Io l'ho letto in pochissimo tempo, di solito metto più tempo, e forse per fare più tempo, ecco, per qualche domanda. Comunque l'unica cosa che voglio dire, facciamo un'altra domanda, prego. Questa presentazione è molto, ma molto interessante, perché in genere il marketing viene visto come tecnica aggressiva. Allora, abbiamo trovato un testo saggio, non so esattamente quale è un manuale, che in qualche maniera dà informazioni su quale possa essere un modo più pulito di presentare il marketing. È una cosa molto interessante, infatti prenderò le mie perché voglio che ci sono curioso, io sono curioso di una. Esatto. Però devo fare una domanda. Certo. La domanda è un po' impertinente. Si è parlato di grandi imprenditori presenti e del passato, ma ci sono imprenditori americani che sono alla ribalta, che hanno diverse connotazioni. Faccio una domanda: qual è la tua impressione su
su Elon Musk. Ah, Elon Musk. Grazie. Grazie, grazie Elio, che tra l'altro conosco ed è sempre, sempre presente in queste occasioni, veramente. Anche perché viene da lontano, distante, quindi insomma sono sempre molto felice di vederti. Hai detto proprio una tecnica di, diciamo, mi riallaccio prima a quello che hai detto all'introduzione, cioè il discorso del marketing legato a una tecnica aggressiva, è proprio così. Io non ne ho parlato, è parlato diversamente, essendo un po' più, diciamo così, larga, ma è effettivamente questo, cioè l'aspetto negativo legato al marketing è proprio per questo motivo, che molto spesso si aggredisce il consumatore o l'eventuale cliente con queste tecniche persuasive, ingannevoli, e insomma poi si finisce per creare più problemi di altro. Elon Musk è una figura, a mio avviso, molto particolare. Dico particolare perché ci sono visioni contrastanti. Allora, io personalmente non apprezzo tantissimo il suo modo di comunicare, soprattutto, e non parlo dell'agire, perché poi entrando in merito a quello che lui fa potrei insomma parlarne molto di più. Io parlo anche proprio dal punto di vista comunicativo, perché di marketing, quando si parla di marketing si parla anche di comunicazione, quindi il modo in cui comunica e in qualche modo va a divulgare dei concetti in periodi particolari, perché a volte la delicatezza viene anche da questo, cioè io devo capire anche quando è il momento di comunicare e come devo farlo, in che toni e soprattutto in che modalità. Nel corso degli ultimi anni non ho apprezzato il suo modo di comunicare. Detto ciò, per carità, comunque ha fatto anche dei grandi passi in avanti dal punto di vista proprio delle sue opere, di quello che è stato in grado di fare. Su questo, per carità, è sicuramente una persona molto dinamica, una persona che ha un grandissimo potere insomma economico, una forza dietro molto molto forte. Però non ho pensato assolutamente il modo in cui ha comunicato negli ultimi anni, come si parlava di americani, ma io nel testo ad esempio parlavo anche di Arabi Errani, sì, non ho voluto parlare perché non amo parlare di Arabi, no, perché io sono saltato a più pagina, sì, perché no, ma infatti ne ho parlato in maniera più, purtroppo non sono potuta andare in profondità perché ci sono aspetti legali, certo, che non voglio, che giustamente non permettono di andare oltre, però Arabi Errani fino all'anno scorso era l'imprenditrice italiana digitale più famosa e meglio conosciuta dei nostri tempi. Oggi purtroppo l'immagine è stata compromessa in maniera talmente forte a causa di un mal modo di comunicare che ha fatto sì che purtroppo continuasse ad avere sicuramente un forte potere economico, ma a livello di produzione di immagine invece è stata, e questo non lo affermo io, ma basta andare sui bilanci delle aziende, comunque visibile a tutti, sull'andamento dei suoi canali social, delle sue aziende, a tutte le quali sono state chiuse. Insomma, comunicare oggi è fondamentale perché tutto è online. Luciano Floridi parlava di mondo online, cioè del connubio online e offline. Oggi dobbiamo essere attenti a comunicare bene sui social, comunque online, perché tutto quello che si comunica resta. E la stessa cosa con Elon Musk, tra qualche anno, comunque se andassimo a vedere quello che ha scritto, sicuramente non potremmo dire cose positive, a mio avviso. Allora, ho visto una cosa molto importante. Mazzoni, guarda che c'è avanti a te. Allora, scusate, una comunicazione a mia figlia, se no se ne andava con la persona che ci teneva e saltasse. Allora, diciamo che ho fatto io con la mia presentazione, ma lei con il suo libro, qualcosa di molto importante. Com'è il mio sito? E questo è bellissimo. E vi dico, è un libro che va letto, perché è un libro che, se non altro, ti permette di conoscere, cioè non è difficile, non è qualche cosa di ostico, ma lei lo dice con una semplicità, così come la vedete come parla, questo è una serie di questa scrittura. Brava Giovanna, grazie.
la semplicità. Ecco, mi ha colpito, perché sei una persona suadente. Grazie, grazie mille, perché tra l'altro ho una... quando le Dana mi disse che la professoressa Donna Luma avrebbe presentato il libro, io da una parte ero estremamente felice e onorata, dall'altra anche un po' intimorita, perché conoscendo la professoressa so il grandissimo bagaglio. No, proprio perché la conosco e so il bagaglio professionale alle spalle, veramente la stima immensa, e la ringrazio perché le parole che ha speso... No, anzi, era poca piacevole. Quindi assolutamente, veramente grazie per le belle parole e per questa opportunità, insomma, speriamo che... Speriamo che venga un manuale, speriamo che vengano tante copie e speriamo che farà il prossimo libro, ci sarà. Eh certo, assolutamente, grazie per gli altri tempi.